Ciao a tutti, oggi faremo insieme un disegno semplicissimo, disegneremo una libellula. Partiamo dal suo corpo, quindi siamo prima dalla testa, facciamo un cerchio. Poi facciamo un corpo un po' più tondo, ovale. E poi dal corpo parte la coda e la facciamo unendo dei piccoli cerchietti uno dietro l'altro. L'ultimo lo facciamo un po' più appuntito. Così. La libellula ha delle ali lunghe e strette. Abbastanza dritte sul davanti e un po' più curve sulla parte posteriore. Cerchiamo di farle uguali, poi sistemiamo le proporzioni sia del corpo che in basso, attaccata alla prima ala, ne facciamo una seconda. Queste le facciamo più corte perché sennò sono sproporzionate rispetto a quelle dell'altro lato. Quindi ok. Se vogliamo, ma non è obbligatorio, possiamo fare delle nervature sulle ali. Quindi anche se le lasciamo senza nervature, le ali vengono bene lo stesso. Così. Ora dobbiamo fare gli occhi della libellula, che sono due occhi grandi, un po' esterni rispetto al corpo, e laterali. Facciamo due cerchietti, disegniamo la bocca, possiamo fare la bocca d'uncino e poi possiamo fare le zampette. Nostra libellula semplicissima è terminata, non ci resta che ripassarla con la matita, con la penna indelebile e poi colorarla. Userò un pennarello medio per fare i contorni. Quindi starò attenta a tralasciare la parte degli occhi, che rifinirò alla fine con il pennarello più sottile. Quindi andiamo a fare i cerchietti della codina.
Ora cambio pennarello e ne uso uno un pochino più sottile per definire meglio gli occhi e le zampine. Per le nervature delle ali userò direttamente il colore blu, l'azzurro. Userò quello più scuro per le nervature e l'azzurro chiaro, il celeste, per fare proprio il bordo delle ali. Quindi l'azzurro scuro, facendo un po' un tratto irregolare, con un tratto irregolare definisco le nervature delle ali, come se fossero dei rami. Ecco qui. Quasi quasi a questa libellula le facciamo gli occhi azzurri. Blu. Usiamo il pennarello azzurro per colorare le ali. Il corpo della libellula lo voglio fare nero, interamente nero. Cercherò di lasciare dello spazio bianco tra un'attaccatura e l'altra in modo che si capisca, così che sono attaccate, che gli anelli sono attaccati. Quindi lascio delle lineette bianche e poi colorerò tutto di nero. Facendo molta attenzione agli occhi, iniziamo a contornare tutte le parti più fini.
facciamo anche le zampine nere. La nostra libellula è terminata. Se vi è piaciuto questo disegno, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e arrivederci al prossimo video. Ciao!